L'ennesimo pezzo di una strage in corso. Negli ultimi 5 anni a Genova, da quando l'attuale sindaco è sindaco, ci sono, e questi sono dati del comune, non dati nostri, degli ambientalisti, 1300 alberi in meno. È una strage. E perché questa strage? Semplicissimo, costi. Tagliare un albero costa meno che curarlo. Chiunque vede le crese come sono abbandonate, vede gli alberi secchi lungo la strada del mare, ecco, dare acqua, potare, mettere terra buona quando si piantano gli alberi è tutto un costo per loro e continuano a non fare un tubo sostanzialmente e ad abbattere alberi. Questo è stato abbattuto, non è stato abbattuto qui in Corso Magenta, in Corso Fiorentina sono stati abbattuti 3 o 4, in Corso Carbonara ne hanno fatti fuori 6 o 7 tutti in un colpo. Il problema è che non li ripiantano e soprattutto che violano costantemente il regolamento comunale, il loro regolamento comunale, che dice che nel caso si toglie un albero, deve essere ripiantato un albero della stessa specie, della stessa grandezza, cosa che normalmente non fanno piantando gli alberelli, i peri da fiore, i ciliegi da fiore, che sono alberi alti 3 metri anziché 23 metri e quindi hanno un costo irrilevante dal punto di vista della manutenzione. Quando seccano, perché seccano in continuazione, li tagliano e le ripiantano un altro. Questa è una politica orrenda del verde a cui da anni la sovrintendenza genovese si piega, gli lascia fare tutte queste cose senza batter ciglio, la magistratura contabile, che ogni 1300 alberi sono un valore erariale economico altissimo in 5 anni, ma questa contestazione che dovrebbe arrivare dalla magistratura, in particolare dalla magistratura contabile, non c'è, non esiste, non lo fa. Guarda, è cosa nota, pubblicata su tutte le riviste mondiali, su tutti i giornali in generale, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il traffico uccide, la qualità dell'aria come è attualmente uccide. A Genova, l'Istituto dei Tumori, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che ci sono circa 100 morti all'anno legati all'inquinamento atmosferico. Bene. Se io taglio, ho 1300 alberi in meno, quanti morti in più avrò? Perché è questa la cosa. E allora perché la procura, visto che si sa, c'è scientificamente provato questo rapporto, non interviene? Parliamo di morti, parliamo di malati, parliamo di costi personali e sanitari e per tutta la città. Queste sono cose assolutamente improponibili, ma che il nostro sindaco propone. E quando non sa più che cosa rispondere, dice: a me mi hanno votato e io, questo è il mio programma, lo porto avanti perché ho vinto le elezioni. E noi gli diciamo: ma nel tuo programma avevi detto che avresti piantato 10.000 alberi, e io dico a quelli che hanno votato il sindaco: dove sono i 10.000 alberi che il sindaco ha promesso di piantare? Il sindaco ha promesso in campo elettorale di fare il tram, invece fa lo sky metro. Anche questo l'aveva promesso in campo elettorale. Lui, quando gli serve è perché l'hanno votato, quando non gli serve è perché deve fare gli interessi di qualcuno e sostanzialmente fa gli interessi della speculazione. Non so se vi ricordate il trasferimento di alcuni milioni di euro da Lungomare Canepa all'ex fiera, che sostanzialmente per abbellire e migliorare l'appetibilità di una speculazione edilizia privata, anziché salvaguardare i cittadini di Lungomare Canepa.